L'altra volta eravamo rimasti qua. E adesso cerchiamo di completare la seconda parte della pista Igor. Non sarà facile perché recente maltempo ha veramente disastrato la pista. Tanti rami. Si entra questo tunnel. Attenzione che è molto scivoloso. Abbastanza invedibili. Però ce l'abbiamo fatta comunque. Dobbiamo cercare il punto più agevole per rimetterci qui nel sentiero. Porta al rio storto che adesso dovremo attraversare. Ci sarà molta acqua oggi, quindi facciamo piano. Tanto mai visto questo corso con tanta acqua. Occhio, e si prosegue per la seconda parte della Igor, molto simpatica, piena di saliscendi e qualche ramo di troppo come sempre. Non prendere sempre il solito rame in faccia. Mai vista tanta acqua. E siamo arrivati in presidio sopra elevata. Facciamo il classico percorso verso le cascatelle. Gira a sinistra, arriva il sentiero delle cascatelle. Sinistra, le bellissime cascatelle.
siamo arrivati al ponte. Qui stranamente viene giù poca acqua, mentre di là torrente bello in pieno, il rio storto. Questo è il ramo che viene da destra e questo è il ramo che viene da sinistra.